1994, i poliziotti del Michigan e dell'Ohio avvistano uno strano velivolo nel cielo notturno. Non poteva trattarsi di un aereo. Sei anni dopo, un altro sconcertante incidente coinvolge cinque dipartimenti di polizia in un inseguimento ad alta velocità. Gli scioccanti eventi sono registrati dalle chiamate al 911. Sembra una luce rossa pulsante. Nuove prove vengono alla luce. Accidenti. È un'indagine entusiasmante. Disponiamo di molte registrazioni. Ma quando gli avvistamenti di un presunto UFO diventano inequivocabili... Eravamo preoccupati per la sua salute. Le autorità locali sono costrette a reagire. Vuoi dire che quell'oggetto era minaccioso? Direi spaventoso. Non sapevo cosa fosse. Oh no, amico, che cos'è? Stiamo parlando del caso 66104. Tracce radar. Non sapevo proprio che cosa fosse, ma per un istinto di autodifesa ho messo la mano alla fondina. 14 dicembre 1994. È una notte insolitamente calda nella contea di Trumbull, in Ohio. Intorno a mezzanotte, mentre il paese dorme, un sergente di polizia di Liberty riceve una telefonata dall'operatrice del 911, che riporta numerosi avvistamenti di enormi luci sospese nel cielo notturno. Queste sono le registrazioni che fanno riferimento all'evento. Signore, ho un'altra chiamata. I testimoni parlano di un oggetto blu verdastro e silenzioso che sorvola la zona proprio in questo momento. Quella notte i dipartimenti di polizia di Liberty, di Brookfield e di Howland riferiscono di aver inseguito un oggetto volante non identificato. Un agente di Liberty sembra totalmente impreparato a ciò che si trova di fronte. Aspetta un secondo. Che c'è? Oh no, spero si tratti di un aereo. Fa che sia un aereo, ti prego. Non sono pronto per questo. Ancora oggi, gli agenti che hanno avvistato l'oggetto non riescono a identificarlo. Questo è il primo caso in cui gli avvistamenti sono stati effettuati da agenti di polizia. Dei testimoni davvero affidabili. Il caso è ancora aperto ed è molto interessante. Abbiamo molte registrazioni del 911. Seguiremo nuove piste, analizzeremo informazioni di cui nessuno è a conoscenza. Abbiamo un grosso vantaggio. Ted Ackworth e Pat Askert rintracceranno i testimoni oculari, mentre Bill Burns riascolterà le registrazioni del 911 affiancato da un investigatore del MUFON. Stiamo per interrogare Aaron Clark, l'investigatore del progetto ufologico di Cleveland che indaga sul caso della contea di Trump. Era all'incirca mezzanotte e la gente telefonava in preda al panico. C'era un oggetto volante che fluttuava al di sopra degli alberi ed emanava un forte bagliore. Degli agenti di polizia sono andati a verificare e il primo ad accorrere sulla scena è stato il sergente Melaro. Vedo delle luci, è un enorme oggetto volante, sembrano delle luci rosse pulsanti. Per i testimoni è un oggetto blu verdastro. A me è sembrata una luce rossa pulsante, era molto grande. La centralinista raccoglieva le informazioni degli agenti per poi trasmetterle alla base aerea e alla torre di controllo. Abbiamo contattato l'aviazione federale e ci hanno detto che i radar non captano nulla nel raggio di 25 chilometri. Ma continuiamo a ricevere telefonate. La cosa strana delle registrazioni è che esiste una discrepanza tra le parole della centralinista, che cerca di minimizzare, e quelle di Toby Melaro, che conferma la veridicità di tutta la vicenda. Qualunque cosa fosse quell'oggetto, emanava un bagliore fortissimo. Illuminava tutto a giorno. Non so, se fosse un UFO lo avremmo registrato, ma se lei lo ha visto... Lei cercava di trovare una spiegazione logica, ma l'agente di polizia non riusciva a descrivere il fenomeno perché era del tutto inconsueto. I due testimoni chiave, il sergente Toby Melaro e la centralinista Roy Ann Rudolph, sono pronti a parlare. Ted e Pat sperano di farsi un quadro preciso di ciò che è accaduto esattamente quella notte.
Era una luce bianca, intensa, accecante. La strada sembrava illuminata a giorno. Ha visto più di chiunque altro quella notte. È il testimone più attendibile. Intervisteremo il sergente Toby Melaro. Quando un poliziotto si fa avanti per raccontare una storia simile è un evento senza precedenti. E parleremo con Roy Henn, la centralinista del 911. Cercheremo così di ricreare la sequenza di eventi avvenuti quella notte di 16 anni fa. Vorrei sapere, Toby, a cosa si riferivano i primi resoconti di quella notte? A bagliori accecanti, un fenomeno piuttosto inusuale. Il sergente Melaro si trova all'incrocio tra Trumbull e Belmont quando riceve la chiamata della centralinista. Allora si dirige verso nord e percorre per 5 km la Sampson Drive fino a giungere al luogo degli avvistamenti. Sono un tipo scettico e in quell'occasione mi sono detto che doveva trattarsi delle luci di un aereo. Sono arrivato fino a qui e poi il motore ha dato forfè. È andato in panne. Dai rami di quegli alberi è arrivato un bagliore che ha letteralmente investito la mia macchina. A quel punto sono sceso. Non sapevo che cosa diavolo fosse. Il sergente Melaro è convinto di trovarsi di fronte a un oggetto enorme, largo circa 100 metri da un'estremità all'altra. Ma quale oggetto è in grado di immobilizzare un veicolo perfettamente funzionante? Il sergente Melaro ha visto un oggetto largo 100 metri che fluttuava a circa 20 metri sulla sua auto. Il dato è interessante, perché l'oggetto avrebbe dovuto oscurare la visuale. Quando sono sceso dalla macchina, sembrava di essere in pieno giorno. La luce era intensa e l'oggetto non produceva alcun rumore. È difficile descriverlo, perché la luce era accecante, ma oserei dire che aveva una forma cilindrica o tondeggiante ed emetteva un bagliore rosso intenso, una luce rossa. Quindi si trattava di una luce accecante? Sì. Non produceva rumore? Esatto. E aveva una forma strana, cilindrica? Sì. Cosa hai pensato in quel momento? Che non avevo mai visto nulla di simile. L'auto di Melaro è ancora fuori uso e il contatto radio è interrotto. Il sergente non può nemmeno chiamare la centrale e chiedere rinforzi. È completamente solo. Per un istinto di autodifesa, ho messo la mano alla fondina e mi sono detto, devo aprire il fuoco o no? Se eri sulla difensiva, vuol dire che quell'oggetto era minaccioso. Direi spaventoso, non sapevo cosa fosse. La centralinista riesce a ristabilire un contatto con l'agente dopo qualche minuto. Ma per il sergente Melaro le cose sono andate diversamente. A me sono sembrati pochi secondi, ma mi hanno detto che la comunicazione si è interrotta per almeno 4 minuti. Gli ho chiesto, Toby, che cosa vedi? E lui mi ha risposto che c'era un bagliore accecante, che la sua auto era in panne e la radio fuori uso. A quel punto mi sono preoccupata, perché molti agenti in servizio in quella zona continuavano a riportare la stessa versione. Melaro riferisce a Roy Henn Rudolph che l'enorme oggetto fluttuante oltre gli alberi è diretto verso sud. A quel punto la sua auto apparentemente in panne riparte, senza che lui metta mano all'accensione. E all'improvviso l'auto... è ripartita, sì. Aveva provato a metterla in moto? Certo, ma non partiva. La radio era fuori uso e quando l'oggetto si è allontanato ha ripreso a funzionare. Esatto. Non ho mai sentito nulla del genere. Siamo in due. Il fatto è assurdo anche per me. È stato l'oggetto non identificato a immobilizzare l'auto di Toby Melaro? Esiste una tecnologia capace di creare un impatto simile? Non lo so, forse esistono degli aerei capaci di intervenire meccanicamente su un veicolo e bloccarlo, ma è ciò che quell'oggetto ha fatto. Ma lei crede che si sia trattato di un'azione volontaria da parte dell'oggetto o che fosse un effetto derivato, forse una radiazione? A me è sembrato di trovarmi in una zona contaminata da qualcosa che ha fatto spegnere la mia auto. E quando quel qualcosa si è spostato, la mia auto è ripartita. Quando il motore riparte, Melaro salta a bordo del veicolo e parte all'inseguimento dell'oggetto con altri agenti. Ho richiamato Roy Henn e lei mi ha risposto che molta altra gente aveva dato la stessa descrizione dell'oggetto e che avrebbe contattato subito la torre di controllo dell'aeroporto per sapere se il radar aveva rilevato qualcosa. Ho chiamato, te lo giuro, ma il radar non vede nulla nel raggio di 25 km da Youngstown. Lo sto guardando in questo momento.
momento. L'oggetto volava a 15 metri dal suolo e non produceva rumore. Quando l'aviazione federale dell'aeroporto di Youngstown afferma di non aver rilevato nulla, la Rudolph chiama la base Air Force e le viene risposto che non hanno aerei in quella zona e i radar non intercettano nulla. Ho contattato l'aeroporto due volte e quando mi hanno detto che lo spazio aereo risultava tranquillo mi sono un po' allarmata perché troppa gente aveva visto qualcosa. Troppa gente affermava il contrario. Tra i testimoni c'erano molte persone che ritenevo affidabili. Cosa credi che fosse? Non lo so, ma era enorme. L'incontro con l'enorme oggetto volante, che a detta dell'aviazione federale non è mai esistito, lascia la gente sotto shock. Mi sono fermato in un parcheggio perché avevo bisogno di tranquillizzarmi. Continuavo a riflettere e a chiedermi senza sosta che cos'era. Ma un nuovo testimone accorre in prima linea. Roy Ann Rudolph, preoccupata dai resoconti degli agenti, decide di avvistare l'oggetto personalmente. Non solo ha risposto alle chiamate dei cittadini allarmati ed era in costante contatto radio col sergente Melaro, ma oggi ha ammesso per la prima volta che si è allontanata dal telefono per vedere l'oggetto con i suoi occhi. Ho accompagnato un agente da una frazione vicina per vedere l'oggetto di cui tutti parlavano. È stata un'esperienza unica. Ma non so dirvi che cosa fosse. L'oggetto era immobile e poi all'improvviso, con un guizzo fulmineo, è scomparso nell'oscurità. Roy Ann ha ammesso di aver visto qualcosa che emanava un intenso bagliore mentre sorvolava lentamente l'auto dell'agente Toby Melaro, mettendola fuori uso. È una testimone. Uno dei testimoni è un agente di polizia. Senza dubbio molto affidabile. Sono certo che gli è accaduto qualcosa quella notte e quel qualcosa lo ha scosso molto. Ma che cos'è l'oggetto avvistato quella notte dal sergente Melaro, da Roy Ann Rudolph e da numerosi agenti della contea di Trumbull? Anche questa è una zona ad alto avvistamento di UFO? Un altro episodio del passato dell'Ohio, riportato dal progetto Blue Book, ci svelerà nuovi indizi. E uno scioccante video inedito potrebbe darci un'idea dello strano oggetto avvistato dal sergente Melaro e dagli altri agenti. Accidente! Non conosco nessun velivolo con quell'accelerazione. L'ho trovato un evento eccezionale. Il nostro team sta indagando sul caso di un presunto UFO avvistato il 14 dicembre 1994 nella contea di Trumbull, in Ohio, che potrebbe aver messo fuori uso l'auto di un agente. Ma non è la prima volta che la polizia dell'Ohio registra un evento di tale portata. Nel 1966, numerose pattuglie della contea di Portage, in Ohio, inseguono un oggetto non identificato per 130 km fino in Pennsylvania, prima che svanisca nell'oscurità. Nel 1957 la centrale di polizia di Levelling, in Texas, riceve 15 telefonate riportanti la descrizione di uno strano oggetto di forma ovale che mette fuori uso i veicoli transitanti nelle vicinanze. L'indagine nella contea di Trumbull ha portato alla luce un testimone che sostiene di aver avuto un incontro con un simile oggetto volante sulle strade dell'Ohio. Il caso è citato nel progetto Blue Book, l'indagine sugli UFO avviata dall'aeronautica militare. È possibile che nuovi indizi sui recenti avvistamenti della contea di Trumbull siano sepolti nel passato dell'Ohio? Stiamo per conoscere Tom O'Connor, un veterano della Marina americana che ha avuto uno degli incontri ravvicinati più straordinari della storia degli UFO. Ero diretto a ovest, verso Chicago, quando notai per caso un globo di luce nel cielo. Accostai sul ciglio della strada e mi fermai. Era più grande di un aereo di linea? Direi che aveva all'incirca le dimensioni di un 747. Dopo aver osservato il velivolo per qualche secondo, O'Connor sostiene di essere stato investito da una luce intensa, circostanze molto simili a quelle vissute da Toby Melaro ben 20 anni dopo. Mi sono spaventato, non sapevo che cosa fosse. O'Connor cerca riparo sotto il furgone.
Da lì vede l'oggetto sorvolare il campo di Gran Turco e stazionare esattamente sul suo veicolo. Quando arrivò sopra di me, il furgone cominciò a tremare. Tremava tutto. Io ero terrorizzato lì sotto. Poi fece... e sparì. L'accelerazione descritta da Tom è simile a quella riferita da Roy N. Rudolph. Sia Tom che Toby Melaro parlano di un oggetto da cui scaturiscono intensi fasci di luce, capaci di immobilizzare i veicoli che rientrano nella sua sfera d'azione. I tre testimoni hanno forse avvistato lo stesso oggetto a distanza di 28 anni. Sei anni dopo l'avvistamento di Toby Melaro, il fenomeno si verifica nuovamente. Il 5 gennaio 2000, la tranquillità mattutina dell'Illinois è scossa senza preavviso. Poco prima delle 4 di mattina, alcuni testimoni parlano di strane luci nei cieli di Island. Ecco la conversazione telefonica tra il centralinista del 911 e la polizia. Una donna ha appena chiamato la polizia di Island. C'era un oggetto volante nei pressi di Lebanon. Delle dimensioni di un palazzo di due piani. Potete controllare la zona? Solo una domanda. Se lo trovassi, come dovrei reagire? Se lo vedrò, non dirò una parola. La stazione di polizia di Island non è l'unica ad avvistare l'oggetto. Quattro centrali della zona riportano lo stesso fenomeno. Quella di Lebanon, di Shiloh, di Dupo e infine quella di Millstad. A tutte le unità, c'è una luce intensa a est del centro abitato e continua a cambiare colore. Non sembra un aereo. Le indagini hanno portato alla luce una nuova testimone, che nel gennaio del 2000 ha filmato l'evento di Millstad. Abbiamo cinque agenti, cinque cittadine diverse e cinque dipartimenti di polizia, e tutti sostengono di aver avvistato un oggetto non identificato. E ora abbiamo trovato un'altra testimone, Nancy, secondo cui l'evento si è prolungato per una notte intera, dal tramonto alle prime luci dell'alba. È il caso meglio documentato che abbia mai visto. Dalla tua analisi del video emergeranno nuovi dettagli e ne sapremo molto più di quanto ne sappiamo ora. Credo che nel corso di questa indagine ci aspettano grandi sorprese. Per contestualizzare il video inedito, Bill sarà affiancato da Dave Marlor, un investigatore del MUFON che studia il caso di Millstad da diversi anni. Dopo 10 anni, finalmente stiamo per vedere un filmato chiave degli eventi di quella notte. Forse riscriveremo l'intero caso dal principio. E supporteremo la credibilità di quei poliziotti che hanno fornito testimonianze oculari dell'evento. Il fenomeno avrebbe avuto inizio poco prima delle 4 del mattino il 5 gennaio del 2000. Ma il video inedito lo colloca precedentemente, tra le 7 e le 8 del pomeriggio del 4 gennaio. Il filmato apre una finestra di 12 ore sull'effettivo avvistamento dell'oggetto. La nuova testimone oculare, Nancy Carpenter, non ha mai parlato dell'avvistamento, né ha mai mostrato il suo filmato in pubblico. È la prima prova video che supporta le indagini sul caso e noi ve la mostreremo in esclusiva. Wow! Ve lo giuro, quello lassù è un UFO! Cavolo, Mike, riprendilo! Che diavolo è? Non capisco! È riuscita a capire a che distanza fosse? Circa 150 metri. Le luci cambiavano disposizione? Sì, continuamente. Sono quattro luci! Ehi, chiamate il 911 se dovessero rapirmi gli alieni. Queste cose si fanno sempre più luminose. Andavano in direzioni diverse. Che significa? Le luci andavano... Si avvicinavano e poi si allontanavano. Si muovevano a zigzag e andavano in altre direzioni. Erano ovunque. Accidenti, maledizione! Punta verso casa tua. A quanto pare, non sembra affatto comportarsi come un velivolo militare. Qui abbiamo una serie di bagliori mobili assolutamente fuori dalla norma. Vorrei dirti di sì, ma non lo so.
A meno che non si tratti di più velivoli, è un fenomeno strano. Sarà meglio analizzare il video nel dettaglio, raffrontando il video alle analisi videografiche effettuate in casi simili. È un filmato molto esaustivo, dura 20 minuti e l'immagine è piuttosto chiara, perché era una limpida serata di gennaio. Il cameraman ha una mano abbastanza ferma e le riprese risultano di buona qualità. Sono ottimista. Ted procederà con l'analisi del filmato, mentre Pat e Bill incontreranno uno dei 5 agenti che hanno avvistato l'oggetto quella mattina di gennaio. Simcom 6004, procedi. Lo vedo perfettamente. Dici sul serio? È enorme. Le testimonianze del caso sono prodotte da testimoni credibili e le registrazioni della polizia documentano il momento esatto dell'avvistamento, elementi vantaggiosi da un punto di vista investigativo. Grazie ad essi potremo stabilire una precisa traiettoria di volo. La traiettoria di volo che parte da Island e Lebanon conduce le indagini all'agente di O'Fallon, Mark Lopinot. Lopinot è di pattuglia alle 4.30 del mattino, quando nota qualcosa di strano sulla statale 50. Ero diretto a est, sulla statale 50, quando ho visto quello che sembrava un elicottero da cui partivano intensi lampi di luce. Le luci erano enormi. Non saprei dirvi le dimensioni. Credo volasse a 50 metri dal suolo. Ed era gigantesco. Molti agenti avvistano l'oggetto e riferiscono in centrale ciò che vedono. 6004, che cosa ti sembra? Ha la forma di una V. Ricevuto, confermi la versione di Shiloh. Quindi tu dici che hai visto un velivolo di forma triangolare. Ti sembrava un oggetto solido o lo hai dedotto dalle luci? Era visibile il profilo triangolare. E tra le luci sembrava ci fosse un margine. Dava l'idea di volersi mimetizzare nel cielo notturno. Ha fatto una svolta di 90 gradi, molto lentamente. Poi le luci hanno oltrepassato gli alberi laggiù. Io mi sono fermato qui e ho abbassato il finestrino per sentirne il rumore. Da qui riuscivo a vederle mentre si spostavano velocemente verso la cittadina di Shiloh, 4-5 chilometri a sud da qui. Che cosa hanno avvistato gli agenti di polizia e gli abitanti della zona? Ted procederà all'analisi rivelatrice del video di Milstad e un grafico specializzato cercherà di ricreare visivamente l'oggetto avvistato da decine di testimoni nei cieli dell'Illinois. Credo venisse da un altro pianeta. Ciò che abbiamo visto quella sera è un fenomeno inspiegabile. Quell'oggetto volante non aveva nulla di terrestre. Le registrazioni del 911 e le testimonianze degli agenti dell'Ohio e dell'Illinois hanno fornito al team la prova concreta di un avvistamento misterioso. Ted concentra la sua attenzione sul video inedito di Nancy Carpenter, che potrebbe rivelarci l'immagine dell'oggetto avvistato dai testimoni. Ted sarà affiancato da Terence Mason, un esperto di rilevamenti visivi della Northeastern University. Purtroppo la qualità del filmato non è eccellente e non potremo effettuare un'analisi troppo dettagliata. Ma un elemento del filmato sembra sfidare ogni spiegazione razionale. Nel video c'è un passaggio molto interessante. Isolando e stabilizzando quella sezione del filmato in corrispondenza dell'oggetto centrale, si evince una fonte di luce secondaria che dall'angolo destro dello schermo compie una specie di movimento oscillante. Stabilizzando il filmato, quel movimento si blocca in posizione centrale. E in questo modo possiamo definire la traiettoria della fonte di luce secondaria, che descrive un arco perfetto. Mi chiedo se non sia un'illusione ottica o un riflesso all'interno dell'obiettivo della videocamera. Ma un esame più attento potrebbe smentire quest'ipotesi. L'analisi rivela la presenza di qualcosa che unisce la luce centrale all'oggetto orbitante. La cosa curiosa è che, zoomando al massimo, la luce centrale sembra puntare alla fonte di luce in movimento, il che è davvero interessante.
La luce centrale definisce la traiettoria di quella secondaria. L'immagine non è dettagliata, è scura e abbiamo una sola angolazione, quindi è molto difficile pronunciare un responso definitivo. Ted ha ancora dei dubbi sull'identità del velivolo. Così Bill e Pat vanno all'origine del mistero, il campo di minigolf di Malvern Knoll. Stiamo per incontrare Malvern Knoll, il primo ad aver avvistato il presunto UFO a Highland alle 4 del mattino. Malvern, puoi mostrarci dov'era la luce che hai visto quella notte? Lassù, a nord-est, c'era un fortissimo fascio di luce che è proseguito in questa direzione e poi si è fermato. A quel punto, preso dal panico, sono salito sul furgone ed è stato allora che si è spostato lentamente. Allarmato, Knoll telefona alla stazione di polizia di Highland per riferire l'accaduto. La centralinista era in servizio. Le ho raccontato ciò che avevo visto e lei mi ha creduto. Allora le ho detto che l'oggetto si muoveva in quella direzione. Knoll non immagina nemmeno di aver dato il via a un inseguimento di quasi 3 ore che partirà da Highland e si concluderà a Belleville. 50 chilometri più a sud di Highland e molte ore dopo, alle prime luci dell'alba, l'insegnante Steve Wonnicott avvista un oggetto volante stazionario. Stiamo per incontrare Steve Wonnicott, che la mattina del 5 gennaio del 2000, percorrendo questa strada, ha visto delle strane formazioni luminose volanti. Erano più o meno le 6:30 del mattino. All'inizio pensavo che si trattasse di un aereo in fase di atterraggio, perché laggiù c'è un aeroporto. Ma più lo guardavo, più mi rendevo conto che non era un velivolo comune. Che cosa ha attirato la tua attenzione? Mentre lo guardavo, stava sorgendo il sole e l'oggetto sembrava fisso lassù. C'è la possibilità che Steve Wonnicott e Malvern Knoll abbiano avvistato lo stesso oggetto. Ted ha invitato il grafico John Bobarisco a verificare se le due descrizioni abbiano degli elementi in comune. Malvern, lei è un testimone chiave di questo caso. La cosa migliore che possiamo fare, viste le circostanze, è usare la sua descrizione per creare un modello dell'oggetto avvistato quella notte. Ricorda che forma aveva la navicella? Dalla mia angolazione sembrava il lato di un edificio. Può darmi altri dettagli? No, ma sembrava che ci fossero 6 finestre. 6 finestre? Ed erano tutte illuminate. Ok. Quando si è allontanato, ho visto che dietro aveva delle barre di ferro. E sa darci una descrizione del velivolo, non solo delle luci? Da quanto ho visto, aveva l'aspetto di una casa volante. È necessario documentare anche la descrizione di Steve Wonnicott. Ted sa bene che le due storie possono presentare dei punti discordanti. Ma come l'identikit abbozzato per identificare un indiziato, il disegno di John è lo strumento migliore per identificare il misterioso oggetto volante. Aveva la forma di un cuneo. Bene. Sì. Sembrava una punta di freccia ricurva. Ok. E le luci? Erano posizionate qui? Erano sul retro dell'oggetto, a intervalli irregolari. Perfetto. Mentre lo osservavo, il sole sorgeva alle mie spalle e lo vedevo più chiaramente. Aveva una superficie di metallo lucente. Più lo guardavo, più mi sembrava diverso da qualunque cosa avessi mai visto. A quanto ne so, non esiste alcun velivolo terrestre paragonabile a quello che ho visto. Ho cercato di convincermi che era un miraggio, che esisteva una spiegazione logica al fenomeno. Credo venisse da un altro pianeta. Questi testimoni hanno avvistato un oggetto terrestre o un velivolo extraterrestre. John ha creato 2 animazioni computerizzate del velivolo sulla base delle descrizioni dei testimoni. L'unico modo per capire se gli schizzi siano accurati è mostrare la versione finale ai testimoni. Ecco il render finale. Caspita, è questo, è l'oggetto che ho visto. Che cosa ne pensa, Malvern? Era esattamente così. Aveva mai visto nulla del genere? No.
quando Wannacott e Noll confermano l'esattezza del render finale, emergono delle chiare discrepanze tra le due descrizioni. Basandomi sulla conversazione con Steve Wannacott, ho creato una versione 3D dell'oggetto descritto, molto diverso da quello avvistato da Melvern. Ci sono delle discrepanze tra le due versioni, ma sono imputabili alle diverse posizioni di avvistamento, alla luce e alla distanza. Le due versioni hanno in comune delle caratteristiche chiave, tra cui gli oblò illuminati e le luci alla base del velivolo. Credo fosse molto più simile all'oggetto descritto da Steve Wannacott, perché di notte è molto facile confondere le forme geometriche. Ma i due bozzetti presentano molti tratti in comune, il che mi porta a credere che Steve e Malvern abbiano avvistato lo stesso oggetto. Grazie ai resoconti degli agenti di polizia, alle ricostruzioni digitali, alle testimonianze dei presenti e a un video inedito, il team è più vicino che mai alla risoluzione del mistero. Ma un ultimo caso potrebbe rivelarsi il precursore di tutti gli avvistamenti più recenti. Accidenti, ma che cos'è? Tutto a un tratto ha fatto come un balzo e ha cominciato a muoversi in maniera inconsulta. Era inspiegabile. Gli eventi della contea di Trumbull, in Ohio, e del sud dell'Illinois hanno condotto le indagini a Holland, in Michigan, al caso che forse ha innescato i recenti avvistamenti. Gli eventi di Holland si verificano 9 mesi prima di quelli della contea di Trumbull. È qui che è cominciato tutto? Che cosa vede, signore? Vedo almeno 4 luci lampeggianti, a intermittenza. Non esiste un aeroplano così grande. 8 marzo 1994, Holland, Michigan. 9:30 di sera. Gli abitanti di Holland sono tutti per strada ad ammirare l'aurora boreale. Mentre il noto fenomeno si verifica nei cieli del nord, una serie di luci di ben altra natura sposta la loro attenzione verso sud. Anche un agente di Holland avvista le strane luci, ma non riesce a stabilirne la natura e chiede al centralinista del 911 di contattare il Servizio Meteorologico Nazionale per verificare se l'oggetto sia rilevato dai radar. Non riesco nemmeno a spiegare quanto fosse veloce. Un istante era qui, l'istante dopo da tutt'altra parte. E nel giro di 2-3 minuti è scomparso. Non scopriremo mai che cosa fosse. È impossibile. Siamo a casa di Cindy Pravda, una delle testimoni delle luci avvistate nel 1994, per un resoconto dettagliato. Ero qui quando ho visto l'UFO. Parlavo al telefono con una mia amica e oltre quegli alberi ho visto 4 luci enormi. Il mio primo pensiero è stato che avevo gli alieni in giardino. Erano dei punti di luce. Delle sfere di luce. Hai visto una specie di navicella a unire le 4 luci? No, non ho mai pensato che fosse una navicella sola. Pensavo fossero 4 UFO differenti. Nello stesso istante, un giornalista locale avvista un gigantesco oggetto volante. Ma a differenza di Cindy Pravda, oltre alle 4 sfere di luce, Lee Lambert vede delinearsi il chiaro profilo di un velivolo. Ricordo che a un certo punto ho sentito un rumore indecifrabile. Sono subito uscito dalla porta sul retro e ho visto un'enorme navicella piena di luci alla base e queste luci erano bianche e verdi alternate. Quanto era grande? Direi come un campo di calcio all'incirca. Era davvero spropositata. Numerosi testimoni avvistano lo stesso oggetto, le cui dimensioni coincidono con i resoconti della contea di Trumbull e del sud dell'Illinois. Se si tratta davvero dello stesso velivolo, a confermarcelo sarà Michael Swartz, un noto ufologo che indaga a fondo sull'evento dal 1994.
Grazie alla consulenza del dottor Swartz, oggi cercheremo di stabilire la posizione geografica e la collocazione temporale dell'oggetto sulla base dei dati raccolti. Analizzeremo i tracciati radar corrispondenti alle registrazioni del 911. Chiamo dal Servizio Meteorologico Nazionale di Muskegon. Chiamo per accertarmi che la persona che mi ha telefonato fosse davvero un vostro agente e non si trattasse di un falso allarme. Era un nostro centralinista. Che sta succedendo? Sono state avvistate 3 o 4 luci che volano ad alta velocità senza una traiettoria precisa. Dottor Swartz, abbiamo le chiamate al 911, gli avvistamenti da terra e i tracciati radar. Lei è l'unico che è riuscito a intervistare formalmente l'operatore radar. Mi sono recato nel punto esatto in cui l'operatore ha effettuato l'osservazione. L'uomo ha dimostrato che potrebbe anche trattarsi di un velivolo militare, ma ha messo in luce un punto interessante. I baglioni avvistati quella notte erano simili a quelli prodotti da un aereo, ma ben 4 volte più intensi. Quando l'operatore radar ha avvistato le luci, l'oggetto era a 5.000 metri di quota, non era altissimo. E nel giro di 15 secondi raggiunge una quota tale da ipotizzare che viaggiasse a 1.600 km orari. E nessun velivolo di 16 anni fa o dei giorni nostri, esatto, può eseguire una manovra a una velocità simile. Questo è davvero impossibile. Esatto. E la cosa che nota subito dopo è forse ancora più strana. L'oggetto si scompone in 3 parti distinte. Il dato è senza dubbio misterioso. Ascoltando le registrazioni del 911, emerge il lato emotivo dell'evento. Sembra di assistere in tempo reale all'avvistamento da parte dei testimoni. Viaggia a 3.600 metri di quota. Sono in molti ad affermarlo. Santo cielo, ma che cos'è? Credo siano degli indizi chiave. Se riuscite a stabilire la giusta correlazione tra le testimonianze riportate al 911 e le affermazioni dell'operatore radar senza giungere a conclusioni frettolose, aggiungerete all'indagine il tassello mancante. La correlazione esiste. Cindy Pravda sostiene di aver visto numerose sfere di luce. Lei non lo sa, ma gli stessi oggetti vengono rilevati da un radar. E oggi, dopo 16 anni, l'operatore che ha avvistato il misterioso oggetto sul suo monitor potrà finalmente confermare se gli avvistamenti sfidano davvero qualunque spiegazione razionale. L'indagine sui presunti avvistamenti UFO avvenuti in tutto il Midwest ci hanno portato a Holland, in Michigan, 50 km a sud-est di Grand Rapids. L'8 marzo 1994, i cittadini, in preda al panico, intasano i centralini del 911 riportando l'avvistamento di una misteriosa formazione luminosa. La polizia di Holland insegue e localizza l'oggetto, ma chiede conferma al radar di zona. Bill ha rintracciato l'operatore radar ascoltato nella chiamata al 911. Quella notte sta lavorando nella torretta radar del Servizio Meteorologico Nazionale di Muskegon. Per la prima volta davanti alle telecamere, l'operatore si farà avanti per riesaminare il caso. Il suo nome è Jack Bushong. Jack, raccontaci cosa è successo quella notte. Innanzitutto era una notte fredda e limpida. Il centralinista mi ha detto che la gente era a Holland, ma stava inseguendo l'oggetto. Allora ho fatto dondolare il radar in questo modo e finalmente a 4.500 metri ho rilevato qualcosa. Era un oggetto dalla superficie riflettente, in corrispondenza di South Haven. La conversazione tra Bushong e il centralinista è registrata sui nastri del 911. Un agente di Holland mi chiede se siamo riusciti a identificare l'oggetto. Sembra ci siano 3 o 4 luci. Rimbalzano da un punto all'altro, creano bagliori multipli. Non ho mai visto nulla del genere. Il fatto è che, prima che potessi identificarlo con precisione, aveva già cambiato posizione. Hai detto di non aver mai visto niente del genere. No, era un fenomeno davvero bizzarro. Jack sa che i tracciati non verranno registrati,
e annota ciò che vede disegnando dei bozzetti che oggi ci mostrerà in esclusiva. L'agente di polizia riferiva di aver visto un solo oggetto, a grande distanza da lui, dividersi improvvisamente in tre serie di luci. In quello stesso istante, io facevo presente al centralinista che il radar segnalava dei bagliori multipli. Ora ne vedo tre a distanza di 50 km. Sono dei fasci di luce molto intensi. Sul monitor hanno assunto una forma triangolare e sembra che l'oggetto abbia una consistenza solida. Jack Bushong osserva sul suo monitor lo stesso fenomeno che l'agente di Holland e altri testimoni segnalano al centralinista del 911. Andava su e giù a velocità supersonica. Mai visto nulla di simile in vita mia. Ora vedo dei bagliori multipli. L'oggetto si scompone in tre parti. Tre o quattro luci che viaggiano ad altissima velocità. Quattro UFO differenti. L'oggetto che hai avvistato quella notte faceva delle cose che gli aeroplani non fanno. Esatto. Non disegnava nel cielo una curva come fanno di solito gli aerei, ma saltava da un punto all'altro, tracciando degli angoli retti. Bushong segue gli oggetti per quasi due ore, annotando una velocità di gran lunga superiore a quella di un velivolo convenzionale. Passava dai 4.000 ai 15.000 metri di quota. Non credevo ai miei occhi. L'indicatore di altitudine segnalava più oggetti, decine e decine di oggetti volanti in corrispondenza del lago Michigan, distribuiti a macchia d'olio in un raggio di almeno 50 km. Dopo un po', Bushong non riesce più a rilevare gli oggetti che scompaiono nel nulla. Il presunto UFO di Holland non è mai stato spiegato dalle autorità. Seppure l'aviazione federale di Chicago è a conoscenza del fenomeno, non ne ha mai ammesso l'esistenza. A detta degli esperti federali, l'evento è impossibile da provare. Come Jack Bushong immaginava nell'appuntare i tracciati radar, l'aviazione federale distrugge le sue registrazioni ogni sei mesi. Lassù c'è qualcosa! Non ho mai visto nulla di simile! 16 anni dopo quegli eventi, Bushong è incrollabile. Quello monitorato dal radar non era un aereo, né tantomeno una serie di anomalie attribuibili alle condizioni meteorologiche. I tracciati radar sono avvalorati dai resoconti dei presenti e dalle telefonate al 911. Abbiamo due fonti di informazioni distinte che provano il fatto. È un'indagine entusiasmante. Le risposte che ci hanno dato Jack Bushong e il dottor Swartz coincidono perfettamente. La storia è rimasta invariata per 16 anni. Qualunque cosa sia apparsa nei cieli di Holland in Michigan l'8 marzo 1994, nella contea di Trumbull il 14 dicembre 1994 e in varie cittadine del sud dell'Illinois il 5 gennaio 2000, gli agenti di polizia, i centralinisti del 911 e gli operatori radar sono stati coinvolti in una catena di eventi che hanno avuto una risonanza mondiale. Eventi che destano il timore di una qualche correlazione tra i tre oggetti avvistati. Vedo delle luci. Qualunque cosa sia, è enorme. È un effetto sistemico che si sta verificando in molti stati e in parecchie agenzie federali, ed è difficile da minimizzare. Alcuni testimoni dell'evento sono addestrati ad osservare. È questo che supporta la loro credibilità e rende il caso più avvincente. Mi sconvolgono le dimensioni di questi oggetti volanti. Sono enormi, super veloci, spariscono in una frazione di secondo. Da dove vengono e qual è la mente che li ha ideati? I filmati raccolti e i render digitali forniscono un'idea di ciò che decine di testimoni hanno visto. Sono solo dei modernissimi velivoli militari top secret o navicelle extraterrestri che minacciano la popolazione mondiale? Accidenti! Il team ha portato alla luce prove cruciali e l'indagine continua. I testimoni parlano di un oggetto blu verdastro e silenzioso che sorvola la zona proprio in questo momento. Quella notte i dipartimenti di polizia di Liberty, di Brookfield e di Howland
riferiscono di aver inseguito un oggetto volante non identificato. Un agente di Liberty sembra totalmente impreparato a ciò che si trova di fronte. Aspetta un secondo. Che c'è? Oh no, spero si tratti di un aereo. Fa che sia un aereo, ti prego. Non sono pronto per questo. Ancora oggi, gli agenti che hanno avvistato l'oggetto non riescono a identificarlo. Questo è il primo caso in cui gli avvistamenti sono stati effettuati da agenti di polizia. Dei testimoni davvero affidabili. Il caso è ancora aperto ed è molto interessante. Abbiamo molte registrazioni del 911. Seguiremo nuove piste, analizzeremo informazioni di cui nessuno è a conoscenza. Abbiamo un grosso vantaggio. Ted Ackworth e Pat Askert rintracceranno i testimoni oculari, mentre Bill Burns riascolterà le registrazioni del 911 affiancato da un investigatore del MUFON. Stiamo per interrogare Aaron Clark, l'investigatore del progetto ufologico di Cleveland che indaga sul caso della contea di Trump. Era all'incirca mezzanotte e la gente telefonava in preda al panico. C'era un oggetto volante che fluttuava al di sopra degli alberi ed emanava un forte bagliore. Degli agenti di polizia sono andati a verificare e il primo ad accorrere sulla scena è stato il sergente Melaro. Vedo delle luci, è un enorme... Nel 94, i poliziotti del Michigan e dell'Ohio avvistano uno strano velivolo nel cielo notturno. Non poteva trattarsi di un aereo. Sei anni dopo, un altro sconcertante incidente coinvolge cinque dipartimenti di polizia in un inseguimento ad alta velocità. Gli scioccanti eventi sono registrati dalle chiamate al 911. Sembra una luce rossa pulsante. Nuove prove vengono alla luce. Accidenti. È un'indagine entusiasmante. Disponiamo di molte registrazioni. Ma quando gli avvistamenti di un presunto UFO diventano inequivocabili... Eravamo preoccupati per la sua salute. Le autorità locali sono costrette a reagire. Vuoi dire che quell'oggetto era minaccioso? Direi spaventoso, non sapevo cosa fosse. Oh no, amico, che cos'è? Stiamo parlando del caso 66104, Tracce Radar. Non sapevo proprio che cosa fosse, ma per un istinto di autodifesa ho messo la mano alla fondina. 14 dicembre 1994. È una notte insolitamente calda nella contea di Trumbull, in Ohio. Intorno a mezzanotte, mentre il paese dorme, un sergente di polizia di Liberty riceve una telefonata dall'operatrice del 911, che riporta numerosi avvistamenti di enormi luci sospese nel cielo notturno. Queste sono le registrazioni che fanno riferimento all'evento. Signore, ho un'altra chiamata. I testi... Ma strana, cilindrica. Sì. Cosa hai pensato in quel momento? Che non avevo mai visto nulla di simile. L'auto di Melaro è ancora fuori uso e il contatto radio è interrotto. Il sergente non può nemmeno chiamare la centrale e chiedere rinforzi. È completamente solo. Per un istinto di autodifesa ho messo la mano alla fondina e mi sono detto, devo aprire il fuoco o no? Se eri sulla difensiva, vuol dire che quell'oggetto era minaccioso. Direi spaventoso, non sapevo cosa fosse. La centralinista riesce a ristabilire un contatto con l'agente dopo qualche minuto, ma per il sergente Melaro le cose sono andate diversamente. A me sono sembrati pochi secondi, ma mi hanno detto che la comunicazione si è interrotta per almeno 4 minuti. Gli ho chiesto, Toby, che cosa vedi? E lui mi ha risposto che c'era un bagliore accecante, che la sua auto era in panne e la radio fuori uso. A quel punto mi sono preoccupata, perché molti agenti in servizio in quella zona continuavano a riportare la stessa versione. Melaro riferisce a Roy N. Rudolph che l'enorme oggetto fluttuante oltre gli alberi è diretto verso sud. A quel punto la sua auto apparentemente in panne riparte, senza che lui metta mano all'accensione. E all'improvviso l'auto... È ripartita, sì. Aveva provato a metterla in moto? Certo, ma non partiva. La radio era fuori uso e quando l'oggetto si è allontanato ha ripreso a funzionare. Esatto. Non ho mai sentito nulla del genere.
Siamo in due. Il fatto è assurdo anche per me. Simile è un evento senza precedenti. E parleremo con Roy Henn, la centralinista del 911. Cercheremo così di ricreare la sequenza di eventi avvenuti quella notte di 16 anni fa. Vorrei sapere, Toby, a cosa si riferivano i primi resoconti di quella notte? Abbagliori accecanti, un fenomeno piuttosto inusuale. Il sergente Melaro si trova all'incrocio tra Trumbull e Belmont quando riceve la chiamata della centralinista. Allora si dirige verso nord e percorre per 5 km la Samson Drive fino a giungere al luogo degli avvistamenti. Sono un tipo scettico e in quell'occasione mi sono detto che doveva trattarsi delle luci di un aereo. Sono arrivato fino a qui e poi il motore ha dato forfait. È andato in panne. Dai rami di quegli alberi è arrivato un bagliore che ha letteralmente investito la mia macchina. A quel punto sono sceso. Non sapevo che cosa diavolo fosse. Il sergente Melaro è convinto di trovarsi di fronte a un oggetto enorme, largo circa 100 metri da un'estremità all'altra. Ma quale oggetto è in grado di immobilizzare un veicolo perfettamente funzionante? Il sergente Melaro ha visto un oggetto largo 100 metri che fluttuava a circa 20 metri sulla sua auto. E il dato è interessante, perché l'oggetto avrebbe dovuto oscurare la visuale. Quando sono sceso dalla macchina, sembrava di essere in pieno giorno. La luce era intensa e l'oggetto non produceva alcun rumore. È difficile descriverlo, perché la luce era accecante, ma oserei dire che aveva una forma cilindrica o tondeggiante ed emetteva un bagliore rosso intenso, una luce rossa. Quindi si trattava di una luce accecante? Sì. Non produceva rumore? Esatto. E aveva una forma... Oggetto volante, sembrano delle luci rosse pulsanti. Per i testimoni è un oggetto blu verdastro. A me è sembrata una luce rossa pulsante, era molto grande. La centralinista raccoglieva le informazioni degli agenti per poi trasmetterle alla base aerea e alla torre di controllo. Abbiamo contattato l'aviazione federale e ci hanno detto che i radar non captano nulla nel raggio di 25 km. Ma continuiamo a ricevere telefonate. La cosa strana delle registrazioni è che esiste una discrepanza tra le parole della centralinista, che cerca di minimizzare, e quelle di Toby Melaro, che conferma la veridicità di tutta la vicenda. Qualunque cosa fosse quell'oggetto, emanava un bagliore fortissimo. Illuminava tutto a giorno. Non so, se fosse un UFO lo avremmo registrato, ma se lei lo ha visto... Lei cercava di trovare una spiegazione logica, ma l'agente di polizia non riusciva a descrivere il fenomeno perché era del tutto inconsueto. I due testimoni chiave, il sergente Toby Melaro e la centralinista Roy Henn Rudolph, sono pronti a parlare. Ted e Pat sperano di farsi un quadro preciso di ciò che è accaduto esattamente quella notte. Era una luce bianca, intensa, accecante. La strada sembrava illuminata a giorno. Ha visto più di chiunque altro quella notte. È il testimone più attendibile. Intervisteremo il sergente Toby Melaro. Quando un poliziotto si fa avanti per raccontare una storia...